oggi è l'ultima. Eccoci qua, bene amici podisti, ben ritrovati col video diario di Coppa Friuli. Abbiamo appena terminato, non scappare tu, abbiamo appena terminato l'ottava e ultima prova, siamo arrivati alla fine. Qua era l'ultimo capitolo di questa bella edizione di Coppa Friuli, oggi una giornata così un po' funestata da un po' di nuvole, scrosci di pioggia che ci hanno messo un po' di paura, ma poi tutto è andato bene, la corsa è stata bella, il percorso un po' appesantito da un po' di fango così susterrato, ma insomma niente di che. Abbiamo anche fatto il bagno, i piedini nel guado, insomma c'è stato di tutto un po'. E questo è l'ultimo video diario, quindi siccome non so cosa potrà succedere, perché oggi se do campo libero, spazio libero a tutti quanti se vogliono passare a salutare, e prima di così che degeneri tutto quanto, e devo fare insomma qualche ringraziamento visto che siamo alla fine. E innanzitutto ringrazio Alessandro Berlasso per la sua disponibilità, la cortesia che ci ha fatto di darci di ospitarci, insomma, e di darci una mano a realizzare questa cosa. E tutte le associazioni sportive che ci hanno aiutato e collaborato a fare tutti i sopralluoghi e quant'altro, e poi tutti quelli che son passati qua, tutti voi che siete venuti a salutarci, a darci le vostre impressioni. Insomma, io spero che vi siate divertiti, io mi sono divertita, insomma, se vi è servito anche voi qualcosa. Abbiamo voluto far vedere, diciamo, un lato non ufficiale, non così accademico nel raccontare questa manifestazione, cercare di far capire un po' qual è lo spirito col quale noi corriamo, se siamo riusciti anche a interessare magari chi non è appassionato di corsa, che così si incuriosisce e vuol provare a correre, ben venga. Adesso andiamo alla ricerca un po' in giro, come ho detto non so cosa potrà succedere, comunque ci rivediamo fra poco, vediamo chi becchiamo qua per i saluti finali. A dopo. C'è già uno che scappa. No, mi hai promesso che venivi solo a salutarci. Non mi ricordo il tuo nome. Severino. Ecco, Severino, sono tutte le 8 tappe che mi sfugge. Oggi l'ho beccato. Com'è andata? Bene, bene, bene. Bene. No. Dopo... Tutto a posto? Sì, sì, bel percorso. Per fortuna la pioggia ci ha lasciato stare. Sì, sì, bene, bene. Un po' di fango. No, beh, ma quello fa parte del correre vero. Pediluvio? Abbiamo fatto. Sì, bene, c'era di tutto oggi, insomma. Di tutto un po'. E i tuoi compagni sono andati bene? Come sì, sai sì, niente? No, sono andati bene, sono contenti. Sono contenti quest'anno di aver fatto Coppa Friuli invece di Coppa Pordenone. Ecco. Un'esperienza nuova, speriamo di ripeterci il prossimo anno. Mi è piaciuta questa edizione? Beh, sì, è stata bella, no, dai. No, bella. Infatti ringraziamo tutti gli organizzatori, perché organizzare una gara non è una cosa facile. Sì. È stato anche tanti percorsi rinnovati, quindi è stata una bella edizione. No, poi si vede un po' tutto il Friuli, una scusa per vedere i paesini in giro, bene. Si fa girare la gente, insomma una bella Presidente cosa. È scappato? No, è là che sta discutendo nel parcheggio. Lo becchiamo anche lui se viene di qua. Boh, ci rivediamo il prossimo anno, speriamo. Dai, buon, alla prossima, grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao. Adesso andiamo a beccare chi invece di venire qua a salutarci si è dato subito ai bagordi. Adesso andiamo a beccare chi mangia. Andiamo dai nostri prima? Eccoli là, tagliamo di qua, dai. Anzi, fermiamoci qua. Qua si mangia e si beve? Come state? Tutto bene? Bene, bene, sì, grazie. Andata bene oggi? Come sempre. Ok, tu? Sì, sì, non male, dai. Bon, l'ultima adesso, staffettine, cosa fate per l'estate? Voi che siete, insomma... Staffette? Penso. E Trofeo Trieste, esatto. Bene, ci rivediamo il prossimo anno allora. Meglio, così è più naturale, tutto più vero, natur. Ci rivediamo alla prossima edizione. Complimenti ancora. Ciao. Festa. Se aumentano qua la montagna va in aumento, cioè, avete visto qua? Sembra una squadra seria.
mia di corsa, ma non lo so. In poco tempo sono finiti. Allora non facevano tanto schifo. No, non facevano assolutamente. Adesso, cioè, speriamo che avanti qualcosa quando torniamo. Qua mi sa che finisce tutto. Ti conviene sospendere un momentino, approfittare e allora, poi tornare a fare l'intervista. Ecco, regista taglia, momento chiudi che andiamo a mangiare. Esatto. Amici podisti, eccoci qua, siamo arrivati insomma alla fine anche di questa avventura dell'edizione del 2011 di Coppa Friuli, abbiamo archiviato anche l'ultimo dopo corsa, adesso che avevamo cominciato a prendere gusto la manifestazione si è conclusa, è stata una bellissima edizione, tanti percorsi nuovi, rinnovati, abbiamo sempre avuto delle bellissime giornate, tranne questa che insomma stamattina abbiamo temuto di correre sotto il diluvio, invece dopo siamo stati graziati, la corsa comunque è andata bene, il percorso era bello, come insomma abbiamo detto, insomma un po' la parte sullo sterrato era un po' fango, abbiamo un po' sguazzato tra qualche pozzanghera, così comunque il percorso era bello, la giornata è andata bene lo stesso, la corsa è riuscita, tutta la manifestazione insomma senza problemi, mi sembra che è andata bene. Come ho detto, insomma, adesso finita anche questa edizione, è stata insomma, direi dominata dall'Atletica Buia, con sia maschile in campo maschile che in campo femminile, insomma ormai hanno dominato anche questa edizione. Io mi sono divertita, anche se ho potuto correre solo le ultime due tappe, comunque sono stata contenta anche di questa esperienza che abbiamo fatto del video diario, spero che vi siate divertiti anche voi, abbiamo voluto trasmettere così proprio lo spirito allegro della passione insomma che ci mettiamo noi amanti della corsa, se abbiamo così messo un po' di curiosità di voler provare anche a chi non ama magari la corsa, non ha mai provato così a livello amatoriale di darsi un po' alla corsa, speriamo insomma che sia servita anche per quello, quindi così alla fine insomma si dovrebbero fare tutti i ringraziamenti, qualcuno l'ha già fatto prima, nuovamente insomma ringrazio chi ci ha dato ospitalità sul sito di Coppa Friuli, quindi Alessandro Berlasso, torno a ringraziarlo tanto insomma per la disponibilità, tutte le società che abbiamo conosciuto, incontrato e che ci hanno portato sui percorsi per presentarvi di volta in volta
tutti i percorsi, torno a adesso anche Tartaglio, e ringrazio il mio regista e cameraman nonché truccatore, parrucchiere, costumista e quant'altro, che non si è fatto vedere in faccia, comunque pazienza, insomma, qua va bene lo stesso. Tutti voi che siete passati, spero insomma di ritrovarci anche il prossimo anno, se volete, nuove idee sono ben accette, se avete proposte e quant'altro, insomma, per migliorare un po' la cosa, questa iniziativa, io sono sempre disponibile. Ringrazio tutti, quindi vi do appuntamento comunque al prossimo video, perché stiamo già lavorando alla presentazione di due manifestazioni, una che ci sarà in luglio, adesso però non vi svelo altro, e un'altra molto bella il prossimo autunno, che coinvolgerà proprio la nostra società, il gruppo Marciatori Udinesi, quindi se volete, siete curiosi, volete insomma sapere qualcosa di più, tenete d'occhio il mio canale di YouTube o il sito dei Marciatori Udinesi. E per il momento vi dico solo, così per darvi un indizio, vi dico solo una parola: ultra. State in ascolto se volete scoprire qualcosa di più. Intanto vi saluto, come sempre, come al solito, vi saluto dicendovi buoni allenamenti. Adesso in estate ci sono staffette e staffettine ovunque, quindi magari ci si vede in giro su qualche percorso, altrimenti ci si vede il prossimo anno, se volete, se vi è piaciuto, possiamo anche insomma ripetere l'esperienza. Quindi chiudiamo qua. Questo ultimo video diario, buoni allenamenti e ci vediamo comunque alla prossima, ciao! Della regione, comunque sono gli 8 e qualcosa. Una buona condotta di corsa, il fondo diciamo non è... Bene, adesso qua abbiamo ghermito anche il percorso con salite, discese e col verde, insomma, dei prati, eccetera. E niente, male così anche nelle prossime gare. Lo starato era... È stato anticipato, pare che sia... Viola non c'ero. No. Ah, ecco, vedi. Vedere il podio è incredibile. Sì, la posizione bisogna... La protezione civile ha dato il suo supporto. La tisana, bene, se no sarà la prossima, e auguri per gli allenamenti. Beh, riassunto che... È già una bella cosa, se poi anche si fanno i risultati. Finalmente abbiamo beccato due belle bionde qua, belle sorridenti della Maria. Direi che è andata benissimo oggi. Sì, è andata bene, ci speravo. La tisana, e siamo... Salute. Bene, lo aspettiamo a Udine. Un episodio tantissimo. Io ringrazio tutti naturalmente. Attivo anche rispetto agli altri anni. Hai guardato già il corsivo. Baldo, giovane della maratona Magnano. E me e il mio mister Stefano Chiabai. Tutti gli impegni che posso fare ci saranno sicuramente. Quello sì, è un lavoro che mo si va via Vittorio. E avete già visto che abbiamo anche una faccia nuova, sì, Azione. Vi ricordo che nel dopo corsa sempre. È un percorso che ha sempre avuto il suo... Pensamenti delle persone, delle macchine, delle... Non so mai. Comunque, ora ci tenevo a dire che gli spritz sarà... Un piccolo punto di ristoro supplementare con acqua quando è passato. Ecco, finalmente abbiamo preso una bella donzella qua. Però hanno un po' sentito il... E nel seguirlo, insomma, quindi sono riuscito a aumentare alla fine, se vuoi. No, perché non pare. Moglie, per esempio, con i figli o con il cagnolino. Ecco, quindi vedi, sulla vigna lì ti è piaciuto un po'. Ma insomma. A tutti è rimasta. Ripeto, però dopo un percorso. I ragazzi della Maratonina, della Libertas, che sono le Manzacco. Curato. Che passeremo indenni anche il guano. Se no, ci buttiamo a fare 4 bracciate. Chiarisce che il gobbo. Comunque sono arrivato prima dell'ingegner Cosa. Nessun problema. Pare. Sì, bene, bene. Un po' di fango. Tour. Ci rivediamo alla prossima edizione. Complimenti.